In primo piano c'è il calcio di Serie B e la conferenza stampa tenuta oggi dal nuovo allenatore del Pescara, Massimo Oddo. A seguirla per noi il collega Enrico Giancarli, con il quale mi collego subito in diretta. Buon pomeriggio Enrico, a te. Sì, buon pomeriggio Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici all'ascolto in diretta al TG8. Ha parlato poco fa il neotecnico biancazzurro Massimo Oddo con il presidente Daniele Sebastiani qui in una sala dell'EKK Hotel che vedete inquadrato alle mie spalle dal nostro Diego Martelli. Conferenza stampa che è iniziata subito con parole molto dure verso quella che Massimo Oddo ha definito una fake news, ovvero la possibile trattativa nata prima della finale play-out tra Perugia e Pescara. Poi si è entrati nel dettaglio della scelta di tornare a Pescara e le considerazioni tecniche di mercato. Le parole del neotecnico Massimo Oddo e del presidente Daniele Sebastiani, che chiude con una battuta molto simpatica. Sono molto amareggiato da quello che, ahimè, anche dei giornali hanno scritto riguardante un presunto accordo che ci sarebbe stato mesi fa. Io sono sempre stata una persona schietta, diretta, sincera e onesta, e non accetto queste fake news che escono. Ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti. Non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove, e la prossima volta che vedo, posso capire un tifoso, la frustrazione di un tifoso, come frustrato ero io quando sono retrocesso, perché anch'io ero a livello dei tifosi dispiaciuto e frustrato, ma non posso accettare che organi di stampa mettano in giro delle cose false. E quindi alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta agiremo per vie legali. In questo momento ci dobbiamo solamente attenere, le persone intelligenti si possono attenere solo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che il Pescara si è salvata in Serie B ai calci di rigore nei play-out, che ha perso dei giocatori importanti che aveva l'anno scorso, e che in questo momento siamo in totale ricostruzione, e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il presidente, correggimi se sbaglio, è provare a giocare a calcio, a giocare bene a calcio. Io penso che questa sia la priorità. Poi i risultati che avremo non lo so, perché dipenderà da quello che riusciremo a fare, dal mercato e da quant'altro, ma la mia priorità è cercare di dare un'identità, di giocare bene al calcio, di divertirci noi in campo e di far divertire la gente che spero che torni allo stadio, se no la vedrà in televisione. Però bisogna dare un senso a questo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Per me alla base c'è quello, cercare, provare a dare una fisionomia a questa squadra, che non vuol dire per forza di cose riproporre, anzi riproporre quello che è stato 4 anni fa, perché quella è una storia, questa è un'altra storia. Lì c'erano dei giocatori, qui ci saranno altri giocatori, e quindi in base a quello che ci sarà l'allenatore deve essere bravo a mettere nelle migliori condizioni i propri giocatori per rendere al meglio. Non sono uno che si fossilizza sui moduli, sono un allenatore che si fossilizza sulla qualità del gioco, provare a dare una qualità di gioco, ma questo non vuol dire, la qualità di gioco la puoi dare in mille modi, con moduli diversi o interpreti diversi. Masciangelo l'ho visto e niente, non gli ho detto nulla, che gli devo dire? E lui giocava per il Pescara e io ero allenatore del Pescara. Io ho dato tutto, lui ha dato tutto e lui è stato più fortunato di me, perché consentitemi di dire che quando vai ai rigori uno è più fortunato e l'altro è meno fortunato. Che tipo di giocatori hai chiesto, di quel tipo di giocatori state parlando? Stiamo parlando di giocatori funzionali a quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare in questo momento non lo so.
cioè nel senso che in questo momento abbiamo pochi giocatori. In questo momento so che ci sono dei giocatori che sono molto importanti per questa squadra, vedi Memusciai, vedi Fiorillo, vedi Galano e qualcun altro, che mi perdona se lo dimentico, ma magari sono quelli più esperti, quelli più bravi su cui la Pescara Calcio conta e io conto. E poi vedremo quelle che saranno le opportunità di mercato. Sarà un mercato difficile, più degli altri anni immagino, per via delle vicissitudini che ci sono state extra calcio, quindi immagino che sarà un mercato estremamente difficile. Sono tante altre squadre che magari puntano giocatori che interessano anche a noi, e quindi a seconda di quelle che saranno le opportunità di mercato cercheremo di costruire una squadra adatta. Certamente se ho Galano in squadra non gli faccio fare il play difensivo, quindi se io ho Galano lo metterò nella posizione in cui può rendere di più, e in base a chi arriverà di conseguenza lo metterò nelle posizioni in cui possono rendere meglio, in base a quello uscirà un modulo da fare. Parliamo di mercato brevemente, quanto è vicina la firma di Valdifiori? Ma non c'è nessuna firma vicina di nessuno in questo momento, perché proprio oggi, dopo questa conferenza del mister, faremo una riunione tecnica dove parleremo un po' di quelli che sono i programmi, i giocatori che in questo momento abbiamo la possibilità anche di valutare, e poi decideremo, ma è chiaro che è un profilo che può fare al caso nostro. Zappa al Cagliari, Seder al Pescara? È qualcosa di più concreto, diciamo. Ultimissima, come è stato il messaggio con Massimo Oddo per farlo venire a Pescara, come diceva in conferenza? La verità, Dove sti? Come ha risposto Massimo? Stinga la casa. E con questo virgolette siparietto in dialetto pescarese che c'è stato via SMS tra il presidente Sebastiani e il neotecnico Massimo Oddo è tutto. Gigliola, io ti restituisco definitivamente la linea a te.